bentornati su Trucchi.tv. Allora, ci sono anch'io, lo devo dire subito. Lo dice subito perché questo, come avete letto qui sopra, è un nuovo Get Ready With Me. Bla bla bla. Io ho fatto solo un bla. Ho fatto solo tre bla. Tu quattro, io tre. Ah, ok. Comunque, allora, l'argomento l'avete già letto qui sopra, ma prima di andare a disquisire sull'argomento vi dico subito, come al solito, i prodotti che andrò a utilizzare per fare tutta la mia faccia. Ho solo fatto le sopracciglia, giusto per accorciare un po' i tempi, e sapete che ho utilizzato la solita roba che utilizzo da un anno, molto monotona. Ho dormito poco, infatti farò veramente un trucco basic, ma utilizzerò dei nuovi prodotti. La maggior parte saranno nuovi prodotti, tra cui questa, la Naked Hit, che avrete visto in tutte le salse, e io andrò a fare un trucco veramente per tutti i giorni, anche perché è mezzogiorno praticamente, e però ne voglio fare anche uno bold prossimamente. Poi andrò a utilizzare questo nuovo fondotinta che non ho mai utilizzato, quindi magari mi piace o magari non mi piace, e poi andrò a utilizzare anche questo nuovo blush di Flormar, che è molto bold, e poi altre cosine, comunque tanti prodottini nuovi. Ma prima cosa mi vado a legare la capigliatura. Ok, ora che sono veramente come Shura Maria, sono pronta per dare lo straccio per casa. No, sembri la regina quella delle carte da briscola. La regina del Mocio Milena. Comunque, allora, iniziamo subito. Io inizio a truccarmi e, come al solito, il nostro assistente introducerà l'argomento super hot. Non è hot, però è un argomento che ci ha fatto abbastanza riflettere. Allora, nasce tutto da me. Sì. Nasce tutto perché alla fine stavo bazzicando una sera su YouTube. Oddio, questo posto non si apre. Ma i miei occhi sono chiusi praticamente. Sì, praticamente è un trucco per quando uno dorme. È vero. Se volete andare a letto. Sono stanca. Che il giorno dopo arrivi il postino dei vostri sogni a rubarvi il cuore, truccatevi così prima di andare a letto. Lo metto qua e lo stendo anche su con la Beauty Blender. E stavo dicendo, una sera mi aiuto con questa palette che non ho lo specchio. E una sera stavo bazzicando su YouTube e mi è capitato un video di una YouTuber italiana, molto seguita tra l'altro, molto abbastanza grande anche a livello di numerica, che non conoscevo, però comunque il titolo del video era molto appeal, mi ha fatto cliccare e l'ho visto e mi ha lasciato molto sconvolta. Lascio la scuola. No, perché ho lasciato la scuola? Perché ho lasciato la scuola, ecco. Che già ti fa riflettere, ecco. Sì, mi ha lasciato così, infatti gli ho detto, boh amore, guardalo anche tu questo video e fammi sapere se sono bigotta io, o se forse ho interpretato male io, o poi ho letto anche i commenti sotto e sono rimasta un po' così. Allora ho detto, mettiamolo dentro al salottino e chiediamo anche alle trucchine un po' cosa ne pensano. Sì, perché non era un titolo clickbait, tra l'altro, tipo perché ho lasciato la scuola e poi si scopre che l'ha lasciata per una settimana per andare a fare. Sì, è che è andata a fare la settimana bianca. Un pochino scuretto forse. Questo fondotinta? No. Poi no. Comunque sotto vi metto tutti i prodotti come al solito e anche il numero. Andiamo al fulcro della questione, perché vai. Poi tu sai che hai sempre un po' questa tendenza e tra un po' finiamo a parlare della caduta dell'impero romano. No, vai. Allora, mi ha colpito, devo dire, è un video che ho guardato molto volentieri. Un po', allora, sinceramente un video che mi avessero fatto vedere 5 anni fa quando non c'era Ricky, sinceramente non c'avrei poco ti interessava, sì. Dato. Mi ha colpito per quello, perché comunque penso che il discorso legato alla scuola, all'istruzione, tutto sia un discorso che tra 10-12 anni ci ritroveremo, sì, anche noi. Sì, ecco. Infatti è il nostro è più un approccio più genitoriale, ecco. Esatto. Perché magari io prima di avere Ricky lo reputavo non il massimo della vita. Però, cioè, tutto quello che poi ha detto, anche il perché e per come, mi ha lasciato proprio... Allora, difatti, facendovi giusto un recap velocissimo, praticamente questa ragazza cosa dice? Dice che quando era in terza superiore ha deciso di lasciare la scuola. Scuola, tra l'altro, che a suo dire le piaceva abbastanza,
nella quale era abbastanza brava, quindi neanche dici l'ho lasciata perché proprio non ce la facevo e tutto quanto. Allora all'inizio prova a dare qualche... Ma perché sembra proprio c'è una ragazza sveglia, cioè non è... Non... Sì, 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 assolutamente. Non cioè... è una tonta o... Assolutamente, assolutamente. No. Cioè si vede che è una... Poi vabbè, parla come parlano i ragazzi di quell'età, un pochino vabbè, tutti così. Anni, no? Sì, va per i 18. Va per i 18, l'ha lasciata... molto giovane. Sì, l'ha lasciata tra i 15 e i 16 anni. Ah, non diciamo il nome, giusto per non creare ulteriore flame, visto che non è che trasmetta proprio un messaggio proprio... Eccezionale. Diciamo. Non diciamo il nome evitiamo. Per questo motivo. Tanto ecco. Vi riassumiamo noi. Lei dice fondamentalmente, andare a scuola sì, mi piaceva, ero anche abbastanza brava. Però allora lei all'inizio prova a dare una motivazione del tipo ho avuto qualche problema familiare, niente di... Sì, ci può stare... Avere un periodo di crisi. Sì. Però lei dice proprio, perché dopo viene fuori il vero motivo, ragazzi, il vero motivo è che aveva lanciato da un po' il canale YouTube. Il canale YouTube andava bene, va bene, comunque è molto grosso, fa i suoi numeri. E lei cosa ha detto? Ha detto io tempo, se fa questa frase un po' così, che lascia un po' il tempo che trova, se le cose le faccio bene, quindi non avevo modo di seguire bene sia il canale YouTube che la scuola e quindi ho deciso di lasciare la scuola. Ora... nel senso, io sono rimasto abbastanza sconvolto. Basito. No, mi sono immaginato Ricky che arriva qui tra 12 anni e dice: mamma e papà, sapete cosa c'è? Voglio lasciare la scuola. Ora, io... No, voglio lasciare la scuola per andare a giocare a calcio. Per andare a giocare a calcio. Per l'amor di Dio, vuoi giocare a calcio? Il tuo sogno è essere un calciatore, il tuo sogno è essere un grande cantante, ma nessuno ti dice che tu debba andare a lavorare. Voglio lasciare la scuola per fare l'influencer su Instagram. Cioè, tu puoi fare quello che vuoi, però sì. Lo fai in parallelo. Ecco, sì, lo fai in parallelo. Allora, diciamo che non è mia usanza dare dei giudizi così netti, però se uno mi chiede, ha fatto bene o ha fatto male? Secondo me ha fatto sicuramente male. Cioè, YouTube è un qualcosa di bellissimo. È sì, ma molto passeggero e non tuo. Esattamente, guarda, hai proprio centrato il punto, perché YouTube non è tuo, non è una piattaforma tua ed è una piattaforma imprevedibile. Ne parlavamo quando abbiamo fatto anche il video su... quello di Adpocalypse, di quando tipo YouTube ha cambiato l'algoritmo e magari lo cambierà anche tra 2 mesi, ma... che non lo possiamo sapere. Ragazzi, YouTube a noi sembra che ci sia da una vita. YouTube c'è da 10 anni o poco più, non era neanche di Google all'inizio. No? No, non era, era di due ragazzi che poi l'hanno venduto, tra l'altro, gliel'hanno venduto a pochissimo rispetto a quello che sia qualche... pochi centinaia di milioni di, mamma mia, di dollari. Si saranno mangiati... Comunque sto utilizzando Cayenne. Sì? Sì. Ah, infatti stavo dicendo, amore. Non la macchina. E quindi stavano dicendo, YouTube potrebbe non esserci più un domani, potrebbe cambiare. Cioè tu stai investendo tutto quello che è il tuo futuro... su un qualcosa di passeggero e non tuo. Poi, cioè, è paradossale. È pazzesco, ma è e pazzesco. E poi tra l'altro, cioè, questa ragazza ha maggior ragione che... Oh, ah, c'era un pennellino, non l'ho usato. Le burla gioco, come diceva mio nonno. Che figa questa palette, mi piace molto. Comunque, vado avanti, io utilizzo un fuoco dentro al fuoco per sculire un pochino. Che se la comprate in Italia è in fuoco, ovviamente. In fuoco. No, non cambiano in base al... Quindi, allora, il discorso che faccio io è tu stai avendo un percorso di successo, perché è indubbiamente di successo su YouTube, hai la possibilità, per assurdo, di fare ancora di più quello che ti piacerebbe a livello scolastico. Tipo questa ragazza dice io amo disegnare, ma cambia indirizzo e vai a fare l'artistico. Sì, cioè... però lei faceva un altro indirizzo e non si trovava. Però cavolo, cioè, hai sprecato un anno, ne hai sprecati due, però non è che devi buttare via tutta la tua carriera scolastica perché magari hai sbagliato indirizzo, cioè può capitare. Hai la fortuna di... Sì, e poi hai la fortuna di aver già costruito un'attività che comunque ti consente di già avere un introito in un'età così, così giovane. Esattamente. Quindi, che forse è quello però un pochino probabilmente che ti fa anche perdere... Se non hai sopra dei genitori che comunque ti indirizzano. E difatti, andiamo al punto, ma anche perché, nel senso... Poi il discorso, lei dice, io ne ho parlato con i miei genitori hanno supportato questa scelta. Ecco, qua è il ghiaccio. E il nodo è questo, ma anche perché, prima di andare sui genitori, una considerazione. Quando tu arrivi ad avere determinati numeri come questa ragazza su YouTube, sarai contattato da agenzie, ti rapporterai proprio per YouTube con delle persone che hanno sicuramente una formazione, un pelo sullo stomaco, c'è di tutto nel mondo, ragazzi, lo sapete meglio di me.
Quindi il fatto di avere una formazione alla base ti aiuta anche se tu volessi solo gestire YouTube. Per gestirlo meglio, cioè anche propedeutico, se tu anche per tutti i contatti lavorativi che dovrai anche mantenere e comunque stipulare, o tu in prima persona o in terza persona, valendoti di una persona che ti rappresenti, comunque devi sapere che cosa fai, che cosa non fai, e anche tipo nel video comunque anche magari parlare anche banalmente in italiano corretto, ecco. Sì, sì, aiuta. e lo dice una che lo dice una che è vive qua è straniera, ma i verbi ogni tanto dice, avrebbe tanto anche per me. Ma il discorso è proprio legato a un genitore come possa avallare una scelta del genere del figlio. Ora dico, è difficile, se non quasi impossibile, costringere. Però io penso anche che nel rapporto, quando tu hai 30, 40, 50 anni con un ragazzo di 16 anni, per quanto questo possa essere sveglio, può essere anche Elon Musk a 16 anni, ma tu dovresti avere una capacità. Elon Musk, PayPal. Esattamente, fondatore di PayPal, Tesla, questo che ne ha fatte di tutti, che è un po' l'uomo più... Ragazzi, scusate, mi fermo un attimo per dirvi che questi ombretti sono power, si sfumano che è una meraviglia. Cioè veramente sono fantastici. Sei estasiata. Sono bellissimi, mi piacciono un sacco. Beh, ma hai mai avuto una naked che non ti rendesse soddisfatta? Davvero? A me fa veramente... E la Naked 1, la prima? No, mi piace. Tra l'altro quella l'abbiamo anche ricomprata. Perché l'avevamo persa a casa. No, non l'abbiamo persa. Vabbè, di questo ve ne parleremo. Non l'abbiamo persa. Ve ne parleremo in un altro vlog. Che fine ha fatto la... Io so benissimo che fine, Vabbè, comunque. Vabbè, lasciamo stare. Quindi, dicevo, tu dovresti avere come genitore anche la capacità di instradare tuo figlio. È ovvio che se tu gli dici devi studiare perché devi studiare... questo non ti ascolta. E sicuramente noi adesso la facciamo facile, perché Ricky ha 3 anni e mezzo, quando ne avrà 15 sarà tutta un'altra battaglia. Però non riesce a trovare delle cose positive che gli permettano di continuare. Sta ragazza poi ha detto sì, vorrei fare il recupero anni scolastici, ma sono già passati 2 anni e sinceramente... E questo recupero scolastico non l'hai fatto, però. Non l'ho vista particolarmente convinta. Sì, era più una cosa messa lì così, un po'... Per dire, perché va detto. Per giustificarsi un pochino, cioè quelle cose che vanno dette dopo una scelta così forte. Paro un po' le critiche, diciamo, queste cose. Diciamo. Che poi alla fine critiche, che sotto magari qualcuno avallava anche questa scelta. Ma quello è un fatto anche di esempio, tra l'altro, perché, vabbè, allora, molti commenti erano negativi, alcuni secondo me anche troppo duri, perché comunque, questo non, magari non c'entra con l'argomento, ma bisogna sempre ricordarsi... Stai parlando con una ragazzina. Con una ragazzina di 17 anni. Che quindi potrebbe avere la sensibilità, la maturità, cioè non puoi capire... Esatto. È comunque una ragazzina. Il fatto che si esponga in pubblico, ovviamente la porta a dover sottostare delle critiche, ma non ti giustifica... Non a essere lapidata. Ecco, sì. C'è un po' di differenza. Sì, appunto. Perché è un attimo... Utilizza questo pigmentino qua di Make Up For Ever, fantastico. Sei un po' un amante anche dei pigmenti. Sì, un pochino di pigmentino lo devo mettere sempre per essere felice. Anche tra l'altro quando fai la carne, quello è il pimiento, il pepe che è un'altra cosa. Beh, quindi ecco, questo per dire che poi alcune critiche erano addirittura troppo feroci rispetto a quella che era la persona, che comunque si è anche posta in maniera, cioè sapeva secondo me che non stava dicendo cose particolarmente giuste. Però quello che voglio dire, tu sei genitore, ma cavolo, come fai ad avvallare, a sostenere una scelta così del futuro di tuo figlio, di tua figlia, e sostenerla? Cioè, al di là, secondo me, anche magari la scelta, adesso senza entrare nelle scelte genitoriali... Ma che poi dall'esterno sono sempre... Ecco, sempre... dall'esterno non puoi mai sapere cos'è il reale andazzo, come sono andate realmente le cose. Però non è che se una ha un'entrata economica e allora è a posto, ma cioè esatto. Quello non è il lavoro. Allora, poi posso fare un esempio di una cosa che mi ha colpito ieri. Allora, sapete che nei prossimi giorni arriverà mia mamma. E questa qua, per ritornare alla quanto sia fallace, può essere temporaneo YouTube. L'altro giorno mia mamma mi scrive, avete la televisione? Io non capivo il senso della domanda, ma le dicevo, mamma, ma perché ti serve la televisione? Cos'è che ti serve? Cos'è che devi vedere? Cioè, ed è una perché cosa... la televisione ormai non fa più parte del... C'è tutta una fascia di persone
che la televisione, soprattutto tra i più giovani, non se la fila neanche di striscio. Se una volta si accendeva MTV quando si tornava da scuola, adesso non esiste più. E la TV fino al 2009-2010, non mi ricordo l'anno esatto, era sempre cresciuta a livello di numero di minuti visti. Dal 2009 in poi ha iniziato a calare. Proprio con l'arrivo di YouTube. Di internet, social. Tutto quanto. Questo per dire che ovvio che per smantellare la televisione, che già comunque è cambiata rispetto a quando io ero un bambino, ci sono mille altre forme non tradizionali come può essere Netflix, lo streaming, tante cose. Ma se un'istituzione come la televisione, che per 50 anni è stata la regina incontrastata dei media, cioè la televisione sembrava un qualcosa di assolutamente immortale, che non potesse mai finire. Per assurdo ci troveremo in una situazione tra 30 anni in cui probabilmente la radio ci sarà ancora, probabilmente, perché poi non si può, perché ha delle caratteristiche che la rendono più difficilmente sostituibile, e magari non ci sarà più la televisione. Quindi se un qualcosa del genere è venuto a mancare, ma come puoi pensare che YouTube... Tu ti ricordi MySpace? Forse tu eri piccolino. Sì, MySpace, certo, con Messenger. No, MySpace era un... Mi hai dato anche a Messenger. Questo non mi ricordo. So che era il social network, aveva tipo 300 milioni di iscritti, una cosa del genere, legato alla musica, ed era il top dei top. Perché l'errore grosso che si può fare, secondo me, è quello di pensare che internet, come la vediamo oggi, sia un qualcosa di consolidato. Io dico, provate a pensare solamente a Facebook. Facebook. Mamma mia, Facebook ha completamente cambiato faccia da quando da quando è stato lanciato, è diventata un'altra cosa. Esattamente, cioè le parole esatte usate, è diventata un'altra cosa. Adesso tu su Facebook, di quello che scrivono i tuoi amici, non lo vedi praticamente. No, non lo vedi. Vedi giusto quegli amici a cui continui con a mettere like. Con cui spesso. Io ci sono persone che a volte dico, boh, forse mi avranno eliminato da Facebook, perché non vedo mai un aggiornamento. Cioè, e quindi... Guardate chi c'è. Protagonista. Abbiamo un figlio protagonista e dei gatti protagonisti. Le trucchine. E sta qua, si è svegliato adesso, ragazzi. Adesso sarò sicuramente barbuta. Perché mi lascia sempre una miriade di peli, comunque. Ma si sa che youtuber barbuta sempre piaciuta. Esattamente. E quindi uno vede la situazione ad oggi e dice, cavoli, però io ho X sottoscrittori, subscriber, persone che... Sottoscrittori, la tessera della fida. Sì, no, non mi viene, perché ogni tanto leggi i termini in inglese e cerchi di tradurli in un italiano maccheronico, ma al di là di quello dici, ah, cavoli, allora, e se domani qualcuno ti rubasse l'account, cosa possibilissima, perché ragazzi, sì. Violano i sistemi di sicurezza delle banche, non è che non riescano... I servizi nazionali di difesa, quando è che avevano... Violato la NATO, mi sembra. Ma anche nelle stesse elezioni americane, nel senso, c'è il sospetto di irregolarità anche negli strumenti che registrano il voto. Quindi sì. Figurati se non riescono ad andare. L'FBI non ha escluso che possa essere accaduto, che vuol dire che probabilmente è anche accaduto. Quindi voglio dire, violare un account YouTube, se uno ci si mette, te lo viola. Ti carica 10 contenuti a sfondo sessuale o comunque violento, non family friendly, come dice... Ti bannano l'account, tu ti ritrovi con un pugno di mosche in mano, ti guardi indietro e dici, io che cosa ho fatto fino ad oggi di altro? Ho caricato solo video, ma non ho un titolo di studio per fare niente. Niente. Che poi magari per un giovane può essere anche poco allettante in questo momento storico, che vede magari giovani laureati con delle ingegneria, lettere, qualsiasi cosa, lauree, comunque qualche anno fa avevi la sicurezza di trovare un lavoro, adesso non è detto, cioè ti rimbalzi da un posto lavorativo all'altro sperando di trovare quello giusto. Sì, trovare qualcosa, magari un po' avvilente, però attenzione. Perché poi avvilente qua... ora. Esattamente, è come il discorso su internet, la situazione economica e tutto cambia in continuazione, è meglio avere... Ok. Sei... Ok, adesso metto, anzi proviamo un mascara nuovo che avevo portato adesso qua, ma che ovviamente non lo trovo. Tac. Eccolo, mascara nuovo di Max Factor, lo voglio provare adesso. Ah, tra l'altro è rimasto un po' di fondotinta, secondo me è un pochino scuro. Sì, è troppo scuretto. Comunque adesso dopo vediamo. Ma che strano. Che strano applicatore! Che strano scovolino, ti chiederei di chiamarlo con i termini Mamma corretti, mia. Per favore, lo scovolino. Se no,
Basita. Perché Nacco, io vorrei fare una precisazione, se la padrona Vai. Del canale me lo consente. Vai. Ora, adesso sembra che noi per Ricky ci immaginiamo che lui abbia un percorso rigido. No, nel senso, assolutamente. Io penso che ognuno poi, adesso magari sembra una cosa banale. Magari essendo noi così rigidi ci troveremo magari con un figlio che vuole fare tutt'altro. Un attimo il correttore che vedo la chiazza bianca, ma adesso sistemo. Ma io non penso che per essere felici si debba per forza seguire un percorso, fai le superiori, laureati, vai a lavorare in banca, vai a lavorare a Wall Street. No, cioè mio figlio può anche decidere che per lui la felicità è andare a fare il giocoliere con la fidanzata alle fermate delle auto. Magari non è un lavoro, speriamo che siano le auto elettriche, così si prende un po' meno inquinamento, però deve essere lui a decidere. Però sapere che il giorno in cui non vorrà più fare il giocoliere ha un'alternativa, è diverso, è un'altra cosa. Ma sai cosa? Ti vivi anche meglio la tua vita da giocoliere, perché sai comunque che stai scegliendo tu di fare il giocoliere, non stai facendo il giocoliere perché in quel momento non puoi fare altro. Sì, sì, che poi già oggi per fare qualsiasi cosa, anche lavorare banalmente come barista, come cameriere, come i lavori sì, sì. che una volta non richiedevano delle competenze, dei titoli, adesso magari ti richiedono sì, di sì. sapere nove lingue. Ah, ma veramente? Cioè, ma tu scherzi, ma tu vuoi venire a fare il cameriere qua a Gran Canaria? Vuoi andare in un albergo sì, a lavorare? Sì, ma qua perché magari è perché è turistico, ma banalmente anche a Monza, sì, sì. Se si presentano due persone e questa una persona sa tre lingue, l'altra ne sa due, la discriminante ti fa scegliere magari quella che sa tre lingue. Non quella che ne sa due. È molto competitivo tutto. Quindi perché privarsi di una cosa? Poi ripeto quello che abbiamo detto all'inizio, ci sono circostanze, situazioni nella vita che ti possono portare a non poter proseguire gli studi. Sì, se magari ti ritrovi malauguratamente senza i genitori e hai cinque fratelli e li devi crescere. Devi crescere, ecco. o altre situazioni, insomma, può capitare, però quando diciamo non è la vita che ti costringe, e tu hai la possibilità di continuare, ma perché non continuare? Poi continuare scegliendo quello che ti piace, ma maggiormente, cioè hai anche questa doppia possibilità e sfruttarla a tuo piacimento, quindi sì, cioè, sì, non è una cosa brutta. È vero, peccato buttare via delle opportunità che poi non sfrutterai mai nemmeno, ma secondo me, ripeto, avere un qualcosa di tuo di base a livello di formazione ti aiuta in qualsiasi cosa tu decida di fare. Un cuscinetto su cui tu puoi... Ma anche su quello che stai facendo sì, in quel sì, momento, sì, ripeto, sì. Cioè sei più consapevole quando ti rapporti con le persone, perché quando ti presentano un contratto, quando arrivi a certi numeri su YouTube come questa ragazza te li presentano, devi sapere, quando poi fai 18 anni non firmano più i tuoi genitori ma firmi tu, ma cosa credi? Che siano tutti lì ad aspettare, pronti? A spiegarti bene le clausole. Sì, sì, a farti felice. Finisce... No. Beh, persino avevo visto una volta un video di PewDiePie, che se lo conoscete è il più grande youtuber sì, al mondo, ha tipo 60 milioni di iscritti, è il più grande di tutti. E lui diceva che il primo contratto che aveva firmato con un'agenzia era una gran fregatura e si rammaricava del fatto di non essere stato in grado di leggerlo e ci ha messo anni e avvocati per dover uscire da questo contratto. PewDiePie, ripeto, sì sì, c'era un video in cui raccontava come aveva iniziato e tutto. Detto questo, invece, andando un po' più sul folcloristico, mi fa sempre specie quando ci sono i ragazzi che... Perché io dentro mi sento un giovincello, però se ci penso c'ho 20 anni in più di questa ragazza. Quando vedi... 20? Sì, 20. Più di 20. Più di 20. 21 anni in più. Mi fa specie vedere... Io, ragazzi, sono uno che passa la vita su internet. Sì, sì. Magari i social network di cui manco conoscevo l'esistenza, tipo adesso tutti i ragazzini Musical.ly sono su io Musical.ly. L'ho scaricato, ma perché tu sei una wannabe, vuoi rimanere? Io l'ho scaricato, anzi volevo anche provare a farlo, solo sì. Che allora devo anche nascondermi e provarlo con tranquillità. Ah, ma perché puoi andare solo in diretta? Non lo so, ditemi se c'è qualche giovincella che bazzica sui Musical.ly. Datemi qualche drip.
vita, ma io non ci sentiamo giovani. Ma io non sapevo manco cosa fosse Musical.ly, mai sentito in vita mia, e ripeto... No, io l'ho visto. Come poi facciamo? Ci sono le parodie stupende. Cioè? Le parodie tipo, ma perché ci sono tutte queste ragazzine? Na, 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 na. E poi, cioè, devi vedere un po' lo scioccheramento di sedere. E ci sono tipo alcuni magari che le prendono in giro, che fanno... Ah, fanno la parodia di quello. Sì, fanno la parodia. Ma amore, comunque, ragazzi, mi piace un sacco sto mascara. L'ho applicato così veloce, però guardate che effetto che fa. Che bella che sei, amore. Amore? Cosa? Non dire queste fregnacce. Ma è vero. Guardate le ciglia. Sai che io sceglierei te ogni giorno della mia vita. Mamma, ragazzi, baby. Scusate, ma questo angolino di trash c'è sempre. L'angolino? Angolino. No. Un salotto. L'angolino romantico di Trucchino. L'angolino, cioè, romantico. Ma amore, ma come faremo quando Ricky avrà... Avrà 16 anni e sarà un problema. Poi, tra l'altro, noi siamo abbastanza... Sì, però... Siamo abbastanza... Non lo so, allora, da un lato io ho sempre avuto anche un po' la presunzione di dire, essendo una persona molto tecnologica, riuscirò a stare dietro alle cose che seguirà lui. Poi mi accorgo... È una cosa diversa. Cioè, sì, io sì, mi accorgo anche con mia sorella, che mia sorella fa 17 anni tra pochi giorni. Quindi ho un esempio abbastanza vicino in quest'età. E io come sorella, cioè, se lei mi venisse a dire no, guarda, lascio la scuola perché voglio andare a fare la velina, mi trasferisco in Italia e te lo impedisco di fare la velina. Ma no, non ti impedisco di fare la velina, ma ti fai la velina, ma vai anche a scuola. Cioè, vai anche problema a scuolina, sì sì, non ecco. Comunque, mi metto il rossetto, che è il Catsuit, che è quello che è molto simile a Lolita, ed è Give Me Mocha. Abbiamo fatto il video con tutti gli swatches, e ve lo metto qua. Comunque, adesso me lo metto. Ma non è un lip gloss quello? No, scusami. È il rossetto. E che differenza c'è? Io pensavo che quelli con l'applicatore di questo tipo... No, davvero tu mi stai dicendo che sei così ignorante. No, quello è un rossetto liquido, allora. Ah, sì. Hai visto? Ma scusami, ma sei molto simile a un altro. Che differenza... Cos'è che ti ha portato a desiderarlo, visto che è molto simile? Cos'è che ti ha portato a farti gli affari degli altri? Questa è una bella domanda. Che ti ha portato a farti gli affari degli altri? Mi sembra una domanda giusta. A me fa sempre impazzire, ragazzi, quante sfumature di rosso ci siano nei rossetti. Cioè, ogni volta vedi centinaia di rossi diversi. Il rosso, sì, aranciato, il rosso intenso. Comunque, ragazzi, veniamo al... Visto che sto per finire il mio make-up, mi piace un sacco, devo dire. È molto giornaliero, è abbastanza intenso, ma ne vorrei fare uno veramente molto molto intenso con questa Naked Hid. Perché Hid. Naked Hid è la nuova Naked Hid. Fammi mettere il rossetto. Comunque, ragazzi, avrete capito, intanto che la mia bellissima moglie mette il rossetto, che la nostra risposta secca, che poi l'avevamo data anche all'inizio, è no. Lasciare la scuola per fare la youtuber, no. Ma lasciare la scuola in generale, no, ripeto, a meno che uno non sia costretto per fare la youtuber, per fare qualsiasi altra cosa. Sì, sì, perché non è non è uno screditare il fatto di fare la youtuber. Una volta si poteva voler fare il calciatore, cioè ci sono mille motivi che possono portare. Sì, sì. Perché poi anche lì sembra, ma ci sono anche... La maggior parte dei calciatori non finiscono le scuole, ma ci sono anche quelli che decidono di portare avanti il percorso di studi. Non è impossibile, ragazze, è semplicemente un fatto... Ma mi sembra che Del Piero si sia laureato dopo aver finito. Ma può essere, ma ce n'è più anche il marito di una mia amica che ha giocato anche in Serie A. Lui ha finito anche l'università. Magari ci ha messo più tempo di una persona normale, ma l'ha comunque fatto. Però l'ha finito. È un fatto di volontà. Adesso, ragazze, mi sciolgo la criniera. Sciolgo le trecce ai cavalli. Ok, ragazze, ho sciolto la criniera. Li ho crocchiati sopra a mo' di moccio per fare il moccio. No, sai chi sembri? Sai quando vai dal parrucchiere? No, quando vai dal parrucchiere, da Gianluca David, che ci sono le foto di quelle appese con quelle acconciature. Mi fa vergognare, vi giuro che mi fa vergognare. Comunque, ragazze, Naked, prima impressione, super top, mi piace. Mi sta piacendo, ma ho provato pochi colori, cioè ho utilizzato Cayenne, Enfuego, Ashes sotto per dare un po' di scuro. Ecco, avrei preferito uno scurino in più rispetto, cioè uno scuro in più rispetto ad Ashes, questo qua, Ashes. Ashes? No? Ashes? C'è scritto Ashes.
Ashes. Oh, c'è scritto questo. Ashes, come ceneri. Ashes, ok. Ashes. Ok, e poi ho utilizzato Dirty Talk sulla parte E, e poi ho utilizzato il pigmento di Make Up Forever, questo qui, che è Nake Irise numero 12, quello ramato, molto 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 figo. Comunque, questo per me è un pochino scuro, ma lo vedremo, tra l'altro ce l'ho anche qua tutto bello spantegato. E adesso vedremo anche questo rossetto che mi state chiedendo in tantissime, come sono questi liquid cut sweet in durata, ma io non li ho ancora provati bene, vi ho fatto vedere solo gli swatches. E comunque, quindi questo get ready termina qui, fateci sapere voi che cosa ne pensate su questa cosa, cioè secondo voi è abbiamo capibile? Abbiamo detto stupidate, secondo cioè, voi? Siamo troppo drastici, che cosa ne pensate su queste scelte che magari, allora lei adesso è venuta fuori perché comunque è molto seguita, ma secondo me ci sono anche tante altre persone che prendono questa scelta così azzardata e con molto più rischio poi, perché con molto più rischio. Per assurdo lei l'abbiamo criticata, sì, distrutta, però comunque ha creato un qualcosa che comunque non so per quanto tempo, però che assicura una rendita, un qualcosa, un attività. Ma tutte le altre persone, questi giovani dai 13, 14, 15 anni, che comunque sono molto più influenzabili perché comunque sono molto giovani e non si sono ancora formati, non sanno ancora che cosa vogliono fare, cioè, ci sono gente di 30 anni che non sa che cosa vuole fare, figurati a 14 anni. Quindi che esempio può dare una persona con un seguito del genere su dei ragazzini? Sì, sì. E secondo voi è una scelta intelligente, una scelta azzardata, una scelta che i genitori dovevano bloccare più che altro? Perché sì, poi, ripeto, noi, sì, i genitori si dovevano intromettere più massivamente, secondo sì, me. Sì, fare in modo che si trovasse un compromesso, ripeto. Sì, anche perché la ragazza è veramente intelligente, cioè si vede sveglia, è... cioè bella sveglia, anche una buona, devo dire. Comunque, niente ragazze, fateci sapere se avete qualche tema per niente ragazze, oggi non ce la faccio proprio a parlare italiano. Forse devo tornare a in prima liceo di tornare. Sì. Comunque, fateci sapere se avete qualche argomento che avete curiosità di, che vi piacerebbe che trattassimo insieme. E noi ci vediamo domani con un nuovo video, sempre alle ore 19. Ciao ragazze. Ciao.